Si è insediata questa mattina la commissione speciale nominata dal Ministero su sollecitazione della Prefettura di Agrigento per verificare eventuali infiltrazioni mafiose nella macchina amministrativa del comune di Racalmuto. L'ispezione antimafia durerà 3 mesi, prorogabili ad altri 3, qualora l'esame degli appalti, dei contratti e delle determine sindacali lo rendesse necessario. La decisione è stata presa dopo che il sindaco di Racalmuto, Salvatore Petrotto, sulla base di alcune dichiarazioni del pentito Maurizio Digati, è stato iscritto dalla DDA di Palermo nel registro degli indagati per concorso esterno in associazione mafiosa. La commissione è composta da funzionari della prefettura e da rappresentanti di carabinieri e guardia di finanza. Al termine dell'accesso agli atti, la prefettura di Agrigento invierà una relazione al ministro dell'interno Roberto Maroni, che dovrà decidere se portare o meno la relazione all'attenzione del Consiglio dei Ministri per un eventuale scioglimento per mafia dell'ente. Il commissario straordinario Giuseppe Petralia, funzionario della regione insediatosi al municipio lo scorso 6 luglio, in parallelo continuerà ad occuparsi invece dell'ordinaria amministrazione.